Parigi. Andate alla manifestazione? Sì, andiamo a sostenerli. Allez. Siete molto ecologiche così. Ci proviamo almeno. Questi sono tutti studenti parigini che hanno raccolto l'appello di Greta, la giovane ragazza svedese che ha chiesto alle istituzioni del mondo di salvare il pianeta dall'inquinamento. Il pianeta è più caldo del mio ragazzo! Tu cosa fai ogni giorno per salvare il pianeta? Mangio prodotti locali ed etici. In più ho smesso di buttare le cose vecchie, ma provo a riciclarle. Non mangio carne, ma solo verdure. Controllo sempre la provenienza del cibo che compro. Diciamo che prediligo la qualità e non la quantità. Secondo voi bisogna essere ricchi per mangiare cibo di qualità? Sì, servono più soldi forse, ma sì. Io non prendo l'aereo. Se viaggio uso l'autobus, il treno, la metro oppure vado a piedi e in bicicletta. Come fanno le persone che vivono in campagna ad andare a lavorare in città con la bicicletta? La condivisione dell'auto è il futuro. Perché dobbiamo usare 10 macchine se ne bastano due? Siamo più caldi del clima, siamo più caldi del clima. Ma come funziona? Allora, lei si spinga coi piedi, si lanci un po' in avanti e poi preme i pulsanti che stanno sul manubrio. Ah, super! Grazie. Tu pensa a Roma con questo aggeggio. Ok, mi sembra perfetto. Andiamo in giro per Parigi così come i parigini, va bene? Oh, mamma mia, aiuto! Oddio signora, si levi, sono pericolosissima. Stiamo entrando nel salone etico e bio di Parigi. Guarda quanta gente. Cosa ha comprato? Della frutta e delle pietre. Il quarzo citrino che aumenta la fiducia in se stessi e stimola ad avere un approccio più positivo alla vita. Tutto rigorosamente biologico. Cioccolato, marmellate, miele, pasta, calzettoni di lana non trattata, 21 euro. Camomilla, 7,80, 25 grammi. Formaggio bio. Posso assaggiare? Vada pure, quello è molto buono. Eccellente. Tutto è buono qui da loro. Dopo, chiaramente, è una questione di gusti. Usiamo solo il latte prodotto d'estate, questo è molto importante. E le bestie sono libere al pascolo. Ciò permette al formaggio di avere una grana molto grassa e un sapore di fiori ed erba. Gustosissimo. Buon formaggio da 50 euro al chilo. Bicarbonato di sodio, acido citrico. L'acido citrico si usa per pulire il bagno, la doccia, la caffettiera, il salotto, nella lavastoviglie. È fatto col limone. Funziona come un anticalcare. Invece, se le viene un fungo, una verruca o se vuole ammorbidirsi i talloni, allora deve usare il bicarbonato. Io mi lavo col bicarbonato, comprese le parti intime. Poi ti sciacqui e guardi la mia pelle? Non è per niente secca, tocchi pure. Il bicarbonato è magico. Vuole odorare? Sa di oliva. 100% olio d'oliva. E con questo lavi tutto in casa. 56 euro. Questa è una classica crema per il viso. Dentro c'è solo l'acqua termale di Abano Terme. Wow. Quanti metri quadri sono questa barca? 160. Quanto l'avete acquistata? 500.000, un po' di più. Questa è la cabina del marinaio. Facciamo una doccia qua Sì, eh. con i nostri prodotti ecologici che possono anche essere ributtati direttamente nell'acqua. Shampoo 95% di origine naturale. Non tutti i prodotti bio sono biodegradabili, quindi bisogna stare un Ok. po' attenti. Perché Certo. tanti che vivono nelle navi o nelle peniche non fanno questo gesto per il pianeta. Qua non si mangia pesce, non si mangia carne. Neanche pesce. No, perché il pesce è inquinato. Beviamo latte, però è sempre roba ecologica, sempre bio. Essere ecologico non vuol dire essere ricco, non è vero. Infatti noi non siamo ricchi. La gente dovrebbe pensare che ogni individuo ha una parte di responsabilità e può anche cambiare le cose.